Si torna a parlare in termini positivi del segmento immobiliare della logistica nel corso di un convegno organizzato da Scenari Immobiliare al Circolo della Stampa. Lasciamo la parola a operatori di settore, sviluppatori, sistema bancario e analisti che ci racconteranno quali sono le tendenze e le novità del settore. Si torna a parlare anche di sviluppo immobiliare di progetti logistici, ma le banche dal punto di vista appunto del sistema del credito, che cosa chiedono a un operatore e uno sviluppatore di logistica che in questo momento si accinge a varare un progetto di sviluppo, anche speculativo? Ma innanzitutto la logistica sta cambiando radicalmente per merito dell'e-commerce, quindi in questo momento chi si accinge o vuole comunque costruire logistica deve pensare di farlo in grande, quindi grossi progetti di logistica con superfici anche superiori ai 50.000 metri quadri, tutto questo per ottimizzare i costi e per comunque ospitare all'interno dei centri logistici più merce possibile. In secondo luogo è chiaro che i rendimenti della logistica sono sempre comunque in questo momento bassi rispetto a altri rendimenti, per cui non può pensare di andare a una banca e chiedere un finanziamento con una leva troppo eccessiva, perché molto spesso costo e valore possono anche equivalere. Quindi è chiaro che nel momento in cui si accinge a chiedere un finanziamento deve chiedere una leva che comunque deve essere massima del 50% dei costi di sviluppo, in maniera tale che comunque si arrivi ad avere un 50 o una leva comunque sul valore dell'immobile superiore, inferiore al 40%. Poi naturalmente chi si accinge a fare questi progetti deve avere una visione globale del mercato, non può avere una visione solamente locale e una visione prospettica. Quindi le superfici, abbiamo detto, devono essere molto grandi, le altezze in questo momento stanno cambiando, deve comunque adeguarsi a un prodotto che sia il più possibile flessibile, un prodotto che non sia eccessivamente customizzato sul tenant che chiede quel prodotto, ma che sia anche un prodotto che sia fruibile da anche altri tenant, perché quel tenant potrebbe cambiare. Il vero rischio della logistica, anche da un punto di vista bancario, è la fungibilità. E per questo che comunque i rendimenti non sono così alti. La fungibilità, il problema della fungibilità lo si risolve attraverso multi-tenant, attraverso capannoni multifunzionali e attraverso una visione sempre più prospettica dell'e-commerce. Come si diceva anche durante il convegno di oggi, uno deve anche capire cosa succederà in futuro all'e-commerce, quali saranno la competizione che ci sarà fra logistica e retail in futuro, quindi è un mercato sicuramente da guardare con molta attenzione, ma facendolo con grandissima professionalità. Gli operatori hanno sollevato anche una questione che riguarda i contratti, cioè la lunghezza dei contratti tra i vari tenant. Per voi è rilevante? Ma guardate, è sicuramente rilevante, però è anche vero che chi si approccia da un punto di finanziario al mercato della logistica deve farlo a livello professionale, non può guardare solo la durata del contratto, deve guardare il mercato che c'è dietro quel contratto, chi è il tenant, cosa fa il tenant, ha prospettive di crescita, come si sta muovendo, quindi un contratto che magari può essere breve, di 3 anni come dicevano durante le relazioni, può essere sicuramente un problema di bancabilità se guardo solo quel contratto, ma se io so che quel tenant, chi gestisce quel determinato capannone, ha comunque delle prospettive di crescita molto alte, se quel capannone, se va via quel tenant, è facilmente ricollocabile sul mercato, è chiaro che io mi preoccupo di meno della durata del contratto. Sicuramente i contratti di finanziamento in relazione a queste durate non potranno essere contratti di finanziamento di 20 anni in qualche maniera, ma saranno contratti di finanziamento di 5, 7, 10 anni. E il secondo tema che sicuramente va affrontato è che comunque i grossi investitori in questo momento stanno operando a livello globale, comprano o sviluppano portafogli cross border, proprio anche per ridurre questo rischio che c'è in questo momento. Avendo più immobili nel panorama europeo, io riesco a incrociare i flussi, quindi anche come operatore, come banca, posso colmare eventualmente gap di incasso che possono arrivare da alcune piattaforme con altri introiti che mi arrivano da altre piattaforme logistiche. Quindi anche la struttura finanziaria dell'operazione deve essere attentamente analizzata.